In una galassia di informazioni, teorie, idee e visioni religiose, come è possibile, diciamo, districarsi? Noi cristiani sappiamo che la Sacra Bibbia, ovvero la parola di Dio, è quella che rende testimonianza alla persona di Dio, alla persona di Cristo, alla sua volontà. Tuttavia, dobbiamo ammettere che vi sono tante interpretazioni. Ci sono tante visioni e molte di queste sono appunto basate sulla Bibbia. Quindi come intendere tanti passi, diciamo, che sono soggetti a sensibilità differenti? Io ritengo che un buon esempio ce lo diano gli abitanti di Berea, i quali, ascoltando l'apostolo Paolo annunziargli le grandi cose di Dio, il compimento in Cristo delle antiche profezie veterotestamentarie, loro andavano accuratamente, minuziosamente a confrontare quelle che erano le scritture, e questi furono definiti consentimenti nobili. Un sentimento nobile è qualcosa di veramente molto prezioso agli occhi di Dio, perché non è una superficialità, ma è un desiderio di conoscere vieppiù sempre meglio come stiano effettivamente le cose. Quindi è pur vero che vi è un grado di maturità che lo si acquisisce a volte nel tempo per quanto riguarda magari determinate concetti, determinate questioni, ma possiamo dire che la base, quello che è veramente chiarissimo dalle scritture, è veramente palese. Ricordiamoci inoltre che l'autore vero delle scritture che si è usato, degli scrittori sacri, ovvero lo Spirito Santo, è colui che al tempo stesso ci guida mentre leggiamo, nella misura in cui noi ci apriamo con un cuore sincero e onesto all'amore della verità. Quindi non abbiamo nulla da temere, il libero esame è libero nella azione efficace dello Spirito Santo che ci dà da comprendere la parola del Signore, perché una cosa è senza dubbio palese, ovvero sia che le verità principali del cristianesimo, le verità principali del messaggio dell'Evangelo sono pienamente comprensibili a ciascuno che con uno spirito onesto e sincero si approcci a questa santa e benedetta parola. Quindi il sentimento e l'esempio dei bereani ci vuole esortare a fare lo stesso, di modo tale che possiamo capire bene qual sia la volontà di Dio e di vivere in essa nella pace, nel riposo, nella speranza e nella gioia di appartenere al Signore e di camminare nella sua via al centro della sua volontà. Che Dio ci aiuti, è sicuramente un processo, un percorso, per questo è detto cammino cristiano, che noi vogliamo sicuramente con gioia proseguire in attesa di entrare in quella Gerusalemme nuova, di entrare in quella meravigliosa speranza del regno che ci è data, offerta per grazia in Cristo Gesù.